Gallo, benvenuto dalla parte degli animali. Ma lo sai che un gallo così non era mai passato a trovarci? Vuoi raccontarci qualcosa di te? Sono un uccello domestico e sono conosciuto anche con il nome di Pollo, ma a me piace di più Gallo. In latino il mio nome è Gallus Gallus Domestico. E sai che discendo da varie specie selvatiche di origini indiane? Infatti, il mio nome deriva dalla radice indoeuropea gargal, che significa gridare. Esisto da milioni di anni e pensa che è dal 4000 a.C. che amo scorrazzare tra i pollai di tutto il mondo. Ma è vero che sei il re del pollaio? Parole sante! Io sono un maschio alfa e sono al vertice della mia comunità di galline, pulcini e altri animali avicoli che vivono nel pollaio. Sono un po' sultano e un po' padrone. Purtroppo sono bellicoso e autoritario, ma sono fatto così. Però ho anche un grande pregio. Sono valoroso! Nel mio regno, il pollaio, tutto dipende da me. Sono il primo a svegliarmi al mattino e do la sveglia a tutta la comunità. Come mi piacerebbe solo per una mattina dormire fino a mezzogiorno. Ma scusa, canti solo all'alba? Magari, così poi potrei tornare a dormire. Io canto in continuazione, di giorno e perfino di notte. Adoro cantare e lo faccio per dire: fermi tutti, attenzione, il gallo è nel pollaio, state attenti, questo è il mio impero. Ma ci faresti sentire anche un bel canto? Ma che intonazione, signor Gallo, complimenti! Ma che cosa ti piace mangiare? Mi piace tutto, sono onnivoro e non sono schizzinoso. Mi piace provare ogni cosa che mi passa sotto le zampe. Diciamo che per mantenere la mia perfetta forma fisica mangio semi, cereali, erbette, frutti, bacche e insetti. Lo sai che quando un essere umano fa un po' il piacione, gli si dice: fai il galletto. E tu cosa ne pensi? Mia cara Michela, ben detto! Io sono un gran corteggiatore e tutte le donne cadono ai miei piedi. Sono il più bravo al mondo nell'arte della seduzione e se posso dirlo, ma te lo dico nell'orecchio, mi accoppio con circa 30 belle gallinelle al giorno. Sono un vero e proprio Latin lover. Sei sicuramente un gran conquistatore, non avevo dubbi, però c'è una cosa che non mi piace molto, che sei un po' troppo aggressivo, solo un gallo nel pollaio. Già, lo so, è un mio difetto, ma sono fatto così. Ho provato a stare calmo e tranquillo, ma se si avvicina un pretendente, io divento un toro, altro che gallo. E quindi facciamo questa cosa tra maschi che ci spintoniamo e insomma, si lotta un po'. Beh, allora adesso ci stringiamo la mano perché tu mi prometti che non sarai più aggressivo, ok? Cercherò di moderarmi, lo prometto. Grazie, Gallo, e ricordati che una promessa è una promessa e io ti controllo.